Non è una sorta di forma mascherata di carità, è un'idea intelligente che se viene strutturata bene fa anche risparmiare denaro, perché una famiglia che perde la capacità di reddito e abbandonata, che viene abbandonata a se stessa, e questo l'ho imparato facendo il sindaco, rischia poi, se non la si sostiene al momento opportuno, se non le si insegna a gestire il budget residuo, se non si sostiene questa famiglia nell'esdebitamento, è una parola complicata che significa pagare i debiti, e se più in generale non si è in grado di sostenere, di evitare la disgregazione familiare, la perdita dell'alloggio, alla fine ti costa 10 volte quello che ti costava se invece l'avessi sostenuta sin dall'inizio. Quindi chi si oppone, chi vuole destrutturare il welfare in realtà non è neanche un buon economista, lo fa col fine di risparmiare a breve per spendere molto dopo. Quindi noi speriamo di avere un sistema intelligente che limita i costi del sostegno alle persone in difficoltà e che costruisce occasioni di rilancio della vita, perché la vita è una sola e la politica serve a migliorare la vita di tutti, non solo quella dei politici.